Salve a tutti, puntata di Onorato di giovedì 9 dicembre. Ebbene sì, siamo qua. E iscrivetevi subito al canale. Ah, c'ho la mascherina nonostante il posto e tutto quanto, perché mi sa che ci dovrebbe essere una sorta di ordinanza che impone l'uso della mascherina se la mette in luoghi pubblici e robe, poi in quelli di neo. E quindi vabbè, e quindi per evitare rotture di palle la tengo, probabilmente solo in piazza, però se so mai ritrovi quello un po' zelante che ha deciso di fare cassa al comune, e quindi è meglio di no. E voi iscrivetevi al canale, sotto c'è il pulsante, poi attivate la campanellina e in descrizione troverete il link dove seguirmi in ogni dove. Allora, notizia subito che dico è la seguente. Allora, che praticamente è venuta a mancare Lina Vermeule, nota regista di fama internazionale, diciamo che per noi fornaciani, che per carità siamo arriveremo mai a quei livelli, però diciamo che comunque ci piace divertirci ma fare un lavoro il più buono possibile, diciamo che è una notizia che ovviamente che adesso non vi dico, adesso faremo un minuto di silenzio, fanno le robe, perché secondo me queste robe un minuto di silenzio non ha nemmeno senso, che non sono mai in robe sentite eccetera, per cui insomma così. Purtroppo oggi dovevo in realtà tornare a casa prima per poter poi andare al corso, invece purtroppo tra rifferraffa, ahimè, tra varie purtroppo cose, disavventure eccetera, sono arrivato tardi in piazzale Roma, e quindi lo so, torno sempre nel buio, qua purtroppo non proprio illuminatissima, e sono arrivato in piazzale Roma un po' tardi, e là purtroppo ho fatto una mala scoperta. Cioè, allora, lì per lì, anzi, ho detto anche una cazzata ai miei colleghi, vabbè, cioè che non avevo manco il coso caricato, come si chiama, l'abbonamento caricato, invece no, invece c'è in realtà, e la validità è anche giusta, e ben bene. Però l'unica roba è che la validatrice o obliteratrice, chiamatela come volete, non me lo vede, cioè mi vede solo quello scaduto, mi vede i biglietti ma non mi vede l'abbonamento. Qui boh, non so che dirvi, ma più che altro è che se si sciacquasse i coglioni sto abbonamento, forse è quello, non so che dirvi, cioè, però l'obbligatrice non me lo vede, quindi domani a pranzo farò un salto in biglietteria e cercherò un attimo di capire il motivo, perché però sta di fatto che non me lo vede. Vabbè, e no, più che altro perché lì per lì sono andato un attimo in paranoia, perché effettivamente sono collegato a tutto quanto, vado a vedere, mi sembrava di vedere 30/11 di quest'anno e fine validità del nuovo, cioè lo vedevo due abbonamenti, uno scaduto, i biglietti e poi quello nuovo, ma lì per lì in confusione mi era sembrato di aver visto 2021 anche a fine di validità, invece no, per quanto riguarda quello nuovo. E invece dopo, riguardando meglio, no, mi sono accorto c'è scritto 2022, come deve essere giusto che sia, però il problema è che la validatrice non me lo fa vedere quando insomma vado a scegliere tra i vari titoli di viaggio. Zero titoli vedo, insomma, sta roba.
proprio in ultimo, come questo corso, diciamo che ci sono persone che hanno una certa età, pochi, zero, cioè penso di essere quello più anziano, che di solito questo corso viene fatto, diciamo, anche in realtà da chi non è maggiorenne al momento, o comunque appena maggiorenne, non lo so, probabilmente ho capito male io, probabilmente non si rivolgeva a me, però c'è stato uno nel corso in fondo che a un certo punto ha detto una roba, ho capito un terrone di merda, che ripeto, probabilmente non ce l'aveva con me, voglio lasciargli questo beneficio del dubbio che non si rivolgesse a me, però perché stavo parlando del fatto del dottore, magari si rivolgeva al dottore, o magari ho capito male io, posso metterci anche questo, magari dottore di merda, e invece ho capito terrone di merda, perché poi qua c'è un po' la cosa così, per cui tipo la Pellegrini per l'appunto originale qua di Spinello, però insomma non lo so, non mi è piaciuto molto, ecco, se c'è un sottoscritto questo ficcatelo per il culo, anzi te lo dico in termini locali, che è la vacca del tuo mare, ecco, così lo capissi bene. Potrei aggiungersi qualche altra brutta parola, ma evito, se no dovrei bipparla e basta, e quindi ecco, insomma adesso quando torna mia compagna, ok, lo risolvo, niente, oggi diciamo che dai, è andata un po' sulle lunghe, ecco, si è andata un po' più lunghe di quello che immaginavo, per cui abbiamo mangiato tardi, quindi ci siamo messi a fare robe tardi, il mio collega poi alla fine è andato a casa, io sono rimasto, ma vabbè, è andata così e basta. Domani invece abbiamo una giornatina meno intensa di quello che doveva essere, ma comunque non per questo sarà noiosa, sarà priva di eventi, anzi tutt'altro, faremo i nostri bei eventi anche domani, ben paio, però dai, cioè insomma, e finirò tardi, dopo una pausa pranzo passo in biglietteria e sento un attimo sto discorso, perché la validatrice non me lo vede, sto abbonamento e basta, e insomma ecco, domani torneremo tardi come al solito. Ah no, questo lo dico però dopo, veramente, che sono praticamente arrivato a casa, sto telefono secondo me sta cominciando a tirare le cuoia, perché probabilmente si scarica con una velocità incredibile, per cui penso che tra poco mi abbandona. Morale a favola, mi tocca vedere di corsa un telefono nuovo o simile tale, vabbè, che dire, mi dispiace molto, però vabbè, devo fare una scelta a breve, cioè nel senso proprio qualche giorno e poi dopo valuto bene, siccome sto entrando praticamente nella strada senza uscita della mia via, ci vediamo alla prossima puntata, ciao ciao.